Resta alto l'allarme siccità in tutta Italia, si aggrava l'emergenza in molte regioni anche a causa delle perdite delle vecchie reti idriche. A Piacenza, vertice straordinario con il ministro dell'Ambiente, a rischio c'è la produzione agricola. Roberta Badaloni e poi l'inviata Felicità Pistilli. La crisi dell'acqua che non risparmia nessun angolo d'Italia, 8 milioni 650 mila euro stanziati per le province di Parma e Piacenza. Qui in prefettura si è svolta una riunione straordinaria con il ministro Galletti che ha detto sono necessari nuovi invasi e servono interventi strutturali nel paese per recuperare al massimo l'acqua piovana. In questa zona l'immagine del Po, con meno 1,5 metri rispetto allo scorso anno, è l'emblema di un'Italia rimasta a secco. L'agricoltura a rischio, spiega Coldiretti, dal pomodoro ai cereali in Emilia, la produzione di latte in Lombardia per mancanza di foraggi, il grano in Toscana, i girasoli in Umbria e la Sardegna con gli agricoltori in rivolta. L'acqua viene razionata comune per comune a Roma, limiti nell'utilizzo per giardini, piscine e lavaggi di auto. La siccità aggravata anche dalle perdite delle ormai vecchie reti idriche. Lei vede una perdita di acqua fuori da casa sua? Qui siamo in una centrale di controllo a Forlì dove in tempo reale si individuano le falle. Per esempio, in un caso come questo, vedete il calo di pressione che c'è stato a causa di una rottura che siamo riusciti a verificare attraverso i nostri strumenti. 425.000 chilometri di rete che ad oggi disperdono mediamente 40 litri di acqua ogni 100 immessi, spiega Utilitalia, soprattutto al centro e al sud. Per il 60% a più di 30 anni in alcune grandi città poi supera i 50. Ad oggi noi rimpiazziamo circa meno dell'1% della nostra rete acquedottistica all'anno. Di questo passo avremo rimpiazzato e rinnovato tutta la rete in 250 anni. Nelle campagne attorno al Trebbia, ridotto in alcuni punti a un letto di pietra e l'acqua arriva solo con le autobotti, le chiamate al consorzio di bonifica sono continue. L'emergenza racconta storie come quella di Claudio. Le sue mucche hanno bisogno ognuna di almeno 50 litri d'acqua al giorno e le sorgenti del pascolo si stanno asciugando. Dobbiamo continuamente integrare con vari viaggi, due cisterne, questa è la più piccola, poi ne abbiamo una più grossa. Il rifornimento di oggi, 1.500 litri, basterà appena qualche giorno, la situazione è critica. Anche come quantità di latte è diminuita drasticamente, proprio siamo al 50% della produzione che normalmente hanno. Tra le campagne del Piacentino i canali non si riconoscono più, ci si cammina dentro viottoli di fango secco, così qui gli agricoltori non riescono più ad irrigare. Proprio nei tempi peggiori di siccità, alla fine di luglio asciugava, ai primi di agosto, adesso con due mesi di anticipo asciugato. Quindi l'ultima volta che l'hai irrigato? Ah, sarà un mese fa. Quindi adesso questo raccolto? Questo raccolto è compromesso. Distese di mais che non si potranno raccogliere, Coldiretti stima già oltre 100 milioni di danni tra Parma e Piacenza. Un quarto del pomodoro italiano è a rischio, un'eccellenza di queste zone, ma molte piante oggi sono così bruciate, senza frutti, con le radici nel terreno spaccato che sembra sabbia. Non sarebbero